Amore, buongiorno. In un elegante appartamento della città, Martina De Bonis, come ogni mattina, sveglia il suo convivente Valentino Barletti. Intanto, nella concessionaria Energie, Guido planamente si spaccia per un venditore single cercando di conquistare Rosa e Spinosa. Questa pure la spina, questa attacca la spina e si ricarica come un cellulare. Ma l'esito si rivelerà vano. Cioè il signore non è un addetto alle vendite? Non è un addetto alle vendite. E poi questa non è una vettura elettrica. Ah, ecco. Ah. A Martina intanto non si mette in moto l'auto e telefona furiosa a Valentino. Mi ridai tutti i soldi, uno per uno, si capita? Nell'attesa dell'arrivo di un taxi però, Martina fa un incontro sorprendente. Cosa o chi avrà visto? Non ci posso credere, Marco! Martina, che bello rincontrarti. Dai, vieni, tira un passaggio. Oddio, guarda, grazie, arrivo il momento giusto. Prendo le cose in macchina al volo e vengo. Aspetta. Ecco lei, qui troverà tutte le informazioni sulla vettura che mi hai richiesto. Bene, grazie mille, credo proprio che ci rivedremo in settimana. Arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Ecco, puoi fermarti qui, grazie. Scusami, vado un attimo sopra a dire alla segretaria di spostare gli appuntamenti. Se mi aspetti torno subito, ok? Quindi lavori qui? Sei sposata? Ma sei matto? Io sposata? Una manager come me? No, grazie. Diciamo che convivo amaramente con il mio compagno, ma non mi sposo di certo. Beh, il tuo compagno deve essere davvero fortunato. Ti trovo in splendida forma. Grazie, direi proprio di sì. Ma tu invece che lavoro fai? Io sono avvocato. Avvocato? Sì. Accidenti, Marco, ne hai fatta di strada. Dai, torno subito. A dopo. Grazie Marco, sei stato molto gentile a riportarmi a casa. Scusa un attimo, Pronto? Amore, ti faccio venire a prendere da mia madre? Ma ti sei impazzito, per l'amore di Dio! E comunque sono sotto casa, arrivo subito, dai. Come sotto casa? Come sei tornata, scusa? E a piedi. Come sono tornata? Che domande fai? A piedi? Ci hai messo 10 minuti. Eh sì, ho fatto jogging, ho corso. Hai fatto jogging, rivestita e con i tacchi. Amore, smettila, mi fai fare brutta figura davanti a... Davanti a? Davanti ai condomini, ovvio, sono sotto casa, te l'ho detto. Dai, arrivo subito, ciao. Scusami Marco. No, vai, tranquilla, non ti preoccupare. Grazie ancora per il passaggio. Martina, ci rivedremo, vero? Chissà. Scusami Marco. Dimmi. Ma questa macchina dove l'hai comprata? Da Pasquarelli Auto, a San Buceto. È un amico. Vuoi che ti ci accompagni? No, grazie, era giusto per sapere. Ciao. Eccomi, scusi.
dicevamo? Senta, noi volevamo prendere una macchina, magari non troppo costosa. Ma cosa dici? Basta comprare queste auto di fascia medio-bassa. Senta, scusi, ascolti me. Noi vogliamo il top del top, l'auto migliore che avete in concessionaria. Ecco, magari se si può fare qualche finanziamento, non lo so, 200 rate per risparmiare qualche cosa, eh? Capisco. Guardate, a mio avviso la Peugeot 2008 è l'ideale per voi, perché con soli 20.000 euro portate a casa il top della gamma. Sì, ho capito, 20.000 euro, cioè sinceramente il prezzo lascia un po' pensare, eh? Non lo so, magari, che dici, vogliamo valutare? La vogliamo, la compriamo, sì, mi piace. Insomma, guardala, è bellissima, è spaziosa, è perfetta, l'ho anche provata. Guardi, prepari le carte perché la prendo. Grazie, aspetto di là. Lo vuole un pacchetto cambia moglie? Dove devo firmare? Qua. Cioè, io non capisco che fretta c'era, maledetta primavera. Non potevamo parlarne insieme, decidere insieme. Ma che vuoi decidere tu? Senti, qui sono io che faccio la donna e l'uomo di casa, quindi basta, per favore. Valentino! No. Marco!